Buonasera e benvenuti nello studio live del Tennis Club Muro Lucano. Siamo qui perché ci è giunta in redazione una notizia abbastanza sconvolgente. Siamo ancora un po' tutti scossi e un'ultima ora che ha veramente scioccato il mondo del tennis. Ebbene sì, Antonio Oliveto è diventato un istruttore di tennis. Allora, ci sono qui con me alcuni ospiti che ci aiuteranno a capire chi è Antonio, la sua personalità e quello che ha fatto negli anni, in questi ultimi anni, come è diventato istruttore. Sono qui presenti alcuni esponenti quindi del Tennis Club Muro Lucano, tra cui Graziano Ciaco, rappresentante del settore under 16 del Tennis Club Muro Lucano, la nostra delegata regionale e anche rappresentante del segretario del Tennis Club Muro Lucano, Livia Dinolfi, e un pilastro della squadra femminile come la signorina Arianna Dinolfi. Allora, passiamo subito alle domande così possiamo conoscere bene il nostro Antonio. Graziano, partiamo dal più piccolo. Ma secondo te, Antonio, cioè tu adesso a che fare con lui da un po' di anni, secondo te può diventare veramente un bravo istruttore? No, No, come mai? no, sto scherzando. È sempre un allenatore molto attento. Si incazza quando parliamo invece di correre. Però poi quando parliamo di ragazze si mette in mezzo pure lui. Non avevamo dubbi, questa cosa. Tennisticamente è molto valido. Deve Qual è il mettere colpo che ti piace di più di Antonio? un po'. Il rovescio è una mano. Molto stampo Federer di Federer. Stampo. Federeriano. Federer. Ok, io direi di passare la parola alla nostra cara delegata. Allora, Livia Dinolfi. Livia, allora, raccontaci qualcosa su Antonio e su come è nata questa passione e su come è nato soprattutto il Tennis Club Muro Lucano. Bisogna tornare indietro a 3 anni fa. Ben 3 anni fa, era il 2011 ed era febbraio in particolare, durante il periodo di agosto, quindi nel periodo estivo, avevamo fatto questi corsi con Antonio. Insomma, c'erano un sacco di ragazzi che frequentavano il campo e Antonio aveva visto in alcuni di noi le potenzialità per costruire una squadra. Quindi a febbraio ci arriva questa chiamata del tutto inaspettata. E si costituisce così il Tennis Club Muro Lucano. Era il 16 febbraio del 2011, ricordo proprio con esattezza. Iniziamo così con gli allenamenti, ci vedevamo 2 o 3 volte a settimana. E infatti poi quell'inverno fu anche clemente dal punto di vista climatico, perché insomma siamo riusciti a fare allenamento quasi tutte le settimane all'aperto, ovviamente. E quindi partimmo con il primo campionato. Eravamo in squadra io, Arianna, Gerardina e Elena Nardiello. E Francesca Iacullo. Francesca Iacullo non c'era il primo anno. C'era. Non c'era il primo anno. Discussioni fra sorelle. Ok, possiamo andare Sì, avanti, possiamo grazie. andare avanti. Perché fare ridere, non mi fare ridere. E quindi vabbè, poi facemmo insomma questo cambiare, però in allenamento Antonio diciamo ci ha fatto crescere, ci ha fatto migliorare chiunque. Poi dopo che ci osservava giocare rimaneva un po' meravigliato rispetto ai miglioramenti che comunque con Antonio siamo riusciti a conseguire. Ultimamente si è un po' disinteressato della squadra femminile perché giustamente ha tante squadre da seguire, il circolo si è ampliato, abbiamo i ragazzi, Piccola frecciatina per Antonio, sì, vabbè, andiamo avanti. abbiamo i ragazzi, giustamente, abbiamo i bambini che poi sono la componente più importante, loro sono i giganti su cui cammineremo domani. Quindi questa è stata un po' la storia in pillole del nostro circolo. Adesso siamo al terzo anno, possiamo dire che insomma, abbiamo partecipato con 3 squadre al campionato di D2 maschile. Siamo una squadra femminile abbastanza numerosa rispetto al resto delle squadre che circolano in Basilicata. Abbiamo 2 squadre under 16 e
e due elementi under 10 da non sottovalutare. Ok, benissimo. Quindi un attimo, un'ultima cosa per chiudere, cioè sì. Questo è comunque merito di Antonio, che ha avuto questa lungimiranza di portare avanti un progetto così. Sicuramente, ci ha creduto fino a là. È sicuramente. Sì. Allora, mi dicono dalla redazione che la nostra inviata speciale, Salvina Melucci, sta richiedendo la linea da Muro Lucano. È lì in diretta con un caro amico di Antonio, cioè Giovanni Petilli. Linea a Salvina Melucci. Buonasera a tutti, ci troviamo qui nello studio di uno dei grandi amici di Antonio, Giovanni Petilli. Allora, Giovanni, grandi. Visto che tu conosci Antonio da più tempo di noi, quindi ci potrai dire sicuramente quali sono i tuoi ricordi più belli di Antonio su un campo da tennis? Sì, uno a Eboli, eravamo ad un torneo, io, Domenico Farulo, e Antonio Oliveto. Antonio doveva giocare. A un certo punto siamo arrivati nel campetto e c'era un ragazzino di 11-12 anni, piccolo proprio, e Farulo ha detto ad Antonio: Anto, vedi questo, visto che questo è il tuo avversario. Non pensavamo che fosse lui il suo avversario, era lui il suo avversario. Indovinate quando è da finire? La canzone di 12 anni contro Antonio. L'abbiamo spottuto, penso, per tutto il tempo. C'è da dire che comunque Antonio era in dialisi, non era in perfette condizioni, e questo bambino era una cosa proprio esagerata, teneva una mazzata incredibile, però penso che l'abbiamo spottuto abbastanza. Un bambino di 12 anni tanto alto, eh. Antonio, non è finita qui. Antonio è uscito, un'altra occasione per noi. È uscito e ha detto: ma visto è forte proprio. Non visto che è forte. Allora, non immaginavamo che dovesse perdere, però alla fine è andata così. Io ho visto più partite fuori che Antonio ha perso, no, che Antonio ha vinto. Ti dico la verità. Questo la dice lunga. E questo la dice. Quindi noi sappiamo da fonti sicure che tu hai appena cominciato il corso. Sicurissimo. Poche lezioni che hai cominciato a fare. E Antonio è il coach. Come lo vedi? Un pignolo. Ripete 10 volte la stessa cosa. È una cosa proprio esagerata. Poi si mette con quell'aria da professorino, proprio, del tipo: allora, raccogliete le palle, oppure il vitto si fa così, la impugnatura continua. È proprio un pinnale, mamma, è una cosa insostenibile, cioè, veramente, c'è questa cosa fa lui a noi, in una classe di scuola, è considerato che il professore tutto perfetto, non si dice così, non si fa così, vorrei proprio vedere. Dovremmo intervistare anche uno dei suoi studenti, quindi. No, per l'amor di Dio. Io qualcuno da intervistare lo terrei, però lo volevo troppo bene, lascia stare. Chi è? No, lo saluto. Va bene, cari telespettatori, da qui è tutto, ci rivedremo. Passiamo la parola ad Arianna Di Norfi, As Charege di Antonio Oliveto. Allora Arianna, raccontaci un po' qualche segreto di Antonio. Allora, in realtà Antonio Oliveto ha un'altra identità segreta. È un supereroe, palla di ghiaccio, dal momento che si è strappato Linguine e l'ha sostituito con una serie di cubetti forniti da Donato Zoclettone. Non posso dire così. Zoclettuan per addolcire un po'. Sì. Per addolcire, sì, anche questo Zoclettuan. E quindi ha impiegato le palle di ghiaccio per salvare il mondo, in realtà. E lo fa anche attraverso il tennis, lui ci salva attraverso il tennis. Sì. Vabbè, poi. Allora, raccontami un po', la prima volta che l'hai visto giocare, Antonio, cosa hai pensato? Allora, la prima volta che l'ho visto sul campo da tennis era, vabbè, il campo di Muro Lucano, al quale siamo legati proprio sentimentalmente ormai. E mi ricordo che eravamo un gruppetto di ragazze che dovevamo giocare a tennis. E io avevo ancora la racchetta. Bullying. Andiamo avanti. E mi ricordo che io avevo ancora la racchetta junior, cioè a 18 anni con la racchetta junior. E quindi immagino lui avrà pensato: è questa è la racchetta junior.
Però mi ricordo che appena l'ho visto ho detto: mamma, com'è elegante, perché la sua caratteristica secondo me è l'eleganza. Un po' alla Federer. Un po' alla Federer, sì, ma molto lontanamente. E quindi ho pensato, beh, sicuramente potremmo imparare molto da lui. E infatti ci siamo messe nelle sue mani. Ed è fatto bene. Allora, sì, volete aggiungere comunque, qualche altra cosa? Sì, anche se comunque volevo aggiungere questo, cioè che poi il fatto di fare allenamento con Antonio non è neanche tanto per le sue qualità di allenatore, che poi, diciamo, possono anche essere opinabili, ma quanto più per il fatto che ci fa morire dalle risate, di una simpatia unica. Sì. Certo. Allora, direi che con le domande va bene così. Grazie ai nostri ospiti abbiamo capito chi è il vero Antonio Oliveto e sicuramente posso dire che avrà davanti a lui una carriera brillante e lunga. Gli facciamo i più sentiti auguri, ci rivedremo presto cari telespettatori. Andò sin upon bror, linea allo studio. Con il studio. 'Oliveto è un mio grande amico. Ricordo ancora i primi tiri sul cemento di Contrada Pascone. È un bellissimo giocatore e io mi ispiro a lui. Mi dispiace che io sono passato dal cemento di Muro Lucano a quello degli US Open, mentre lui non è riuscito nel salto di qualità. Sicuramente sarà un grandissimo allenatore ed andrà molto lontano. Chissà, forse fra qualche anno potrà inserirlo nel mio team. Sarebbe un grandissimo onore. In bocca al lupo e tantissimi auguri ad Antonio. Penso che Antonio Oliveto sia un buon tennista, ma non è ai miei livelli. Ne deve fare di strada, ma alla sua età c'è poco da migliorare. Se ne deve fare una ragione. Sì, Antonio Oliveto. Mi ricordo di lui, grande amico d'infanzia. Ne abbiamo fatte di maragalle insieme. Ricordo di quando spiavamo negli spogliatoi la nostra amica Gabriella Sabatini. Ho sempre cercato di imitare il suo rovescio ad una mano, ma con scarsi risultati. Ora mi arrangio con il mio modestissimo rovescio a due mani. Voglio smentire le voci che riguardano il mio nuovo allenatore. Non è Jimmy Connors, ma Antonio Oliveto. L'ho sempre ammirato e sono molto onorata. Mi dispiace solo per le ragazze del TC Muro Lucano, che dovranno rinunciare a lui. Antonio Oliveto, siamo stati molto intimi in passato, qualche anno fa. Adesso siamo diventati più maturi e diversi. Spero che le sue performance in campo siano migliori che a letto. Gli faccio i miei migliori auguri per questo nuovo titolo conseguito. Antonio Oliveto. Ma quello è proprio scarso. Ma cambiamo discorso, piacerà. Ma che pombrora! Tell me your name.
is this week. She said my boy is dagger. Oh yeah. Allora, dove sono rimasti? Un attimo, sono ragazzi. Dai, Anto! Sì. No! Troppo facilini, no! If I could, I'd just have kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when I need you. I could be a regular bell. Ci rivedremo presto, dai, per spettatori. Andossi, lo comprò. Vieni allo studio. Andossi, lo comprò e passi. Ma prega, studio.